Sono stata schiacciata dai camion per un buon 8 anni, non so, un po'. Mi impappino. Ciao Vogue Italia, sono Maria Carla e questa è la My Life in Looks. No! Oh my god, un pochino mi emoziono, secondo me. Questa è la mia prima sfilata, questa è Comme des Garçons. Questa volta qui io sono arrivata da Roma, sono arrivata a Parigi da sola, avevo 16 anni o 17, non avevo idea di chi fosse Comme des Garçons e mi ero fatta tutto un preparato, tutto un look, perché per me erano molti soldi, diciamo, ovviamente non erano, però per me era una cosa importante, andavo a Parigi e mi ero preparata un look, mi ero fonata e sembravo Mafalda, mi ero truccata, avevo la faccia arancione, mi ero messa i tacchi, non riuscivo a camminarci, avevo messo un vestito perché mi vestivo il boyshy e sembravo ridicola, era tutto un disastro. Quando io ho incontrato, ho fatto il make-up per Comme des Garçons, come voi potete vedere avevo una faccia bianca, i black banana eyes, ed era Pat McGrath, e chi faceva i capelli era Julien Disse, che ha messo una cresta di gallo e me l'ha spruzzata di punk, di nero. Wow, un altro Comme des Garçons. Questa è la sfilata chiamata Marie Antoinette, proprio fatta nella location dove Marie Antoinette, e mi ricordo perfettamente che non c'era assolutamente nessun make-up, anche se c'era Pat McGrath e tutte le supermodel del momento arrivavano, e i capelli invece avevano una cosa molto particolare, perché Julien Disse quella stagione prese dal Marché des Puces, che è un mercato di vintage molto famoso a Parigi, e comprò tutti dei veli da sposa diversi e ci acconciò con i capelli naturali questi veli da sposa. Però insomma, trovavo che tutto questo mix è stato estremamente, la musica anche era estremamente, infatti ho una faccia e sembra che piango. Oh. Allora qui è 97, è quando dietro qui, proprio questa casa dietro, questa strada qua, Edward Hennifall è dove è nato, cresciuto, lui e tutta la sua famiglia. E qua era dove c'era lo studio di Jürgen Teller, la prima volta che ho conosciuto Jürgen, che dicevo, ma che dice questo, che non capisco cosa dice. E questo è il mio look. Lui mi ha fatto la foto e guardate com'è incredibile che io comunque all'età di 17 anni avevo già un look mio, perché avevo i pantaloni di pelle, le Birkenstock, un scialle di mia mamma russo messo come pareo, che probabilmente veniva dai miei anni in Africa, e avevo ovviamente già un taglio cresciuto perché io venivo dall'anno prima che mi ero già rasata i capelli, che io mi sono rasata più volte nella mia vita. Oh, allora questo è lo stesso anno più o meno. Qui mi chiamano all'ultimo momento a un Alexander McQueen show, quello incredibile dove al finale c'era Shalom Harlow, che io mi ricordo benissimo entrò alla sfilata vestita nel backstage per prepararsi completamente da infermiera. Mi rimasi scioccata perché io, questa è proprio figa, perché io non ci ho pensato a vestirmi da infermiera, una figa pazzesca. E lei aveva questo finale dove c'è questa pedana di legno che girava, dove una macchina, un robot gli disegnava e gli spruzzava una pittura, mentre il vestito bianco veniva, diciamo, in quel momento disegnato da questo robot. E mi ricordo che la prima volta che incontrai questo famosissimo hairdresser, che è Guido Palau, lo style di quel hairstyle di quel giorno era questi capelli davanti appiccicati al viso, e io mi ricordo che con una retina dice: ma io non vedo. Dice: I don't care. Ho detto: ma come I don't care? Ha detto: io proprio non vedo. Ha detto: ha detto: please, please, è una delle mie prime sfilate, un occhio. Infatti, come vedete, ho solo un occhio per vedere, per cercare di non cadere. Oh, questa sono già un po' più grande, vivevo già a New York, è un portrait per Vogue Italia, per quando ancora c'era Franca Sozzani, da Steven Meisel, ed è uno dei miei portrait in assoluto favor, perché ha questa grandissima capacità Meisel di riuscire a catturare nel niente sempre qualcosa, c'è sempre un momento in cui tu dici:
c'è qualcosa di speciale, o quello come ti guarda, o l'espressione, o il colore, il texture della foto. One of my favorite portraits. Qui che volevo andare a casa, sicuro. No, ero una ragazza che si divertiva tantissimo, che ero arrivata a New York, uno spirito libero. Giravo con la mia bicicletta comprata a Coney Island da un russo per $15 e vivevo a Harlem e ogni mattina andavo in bicicletta, un po' come Flashdance, fino a Pier 59, infatti c'era un fisico della Madonna, e lavoravo tutti i giorni a Pier 59 e ci mettevo 2 ore più. E sono stata quasi schiacciata dai camion per, non so, un buon 8 anni della mia vita. Oh, questa è la mia, non prima, ma forse la seconda o la terza campagna Chanel che ho fatto con Karl Lagerfeld. Siamo a Biarritz, nella campagna c'era anche questa mia amica modella che è Frankie Ryder, e noi eravamo ospite da Karl. Io ero molto vicina a Karl Lagerfeld, ma da prima, quando anche ero bambina, perché ho fatto tantissimi fitting a Roma per Fendi, che io ovviamente pensavo che lui non si ricordasse, invece si ricordava perfettamente. Siamo andati a Biarritz e mi ricordo che arrivo a casa, ero un po' preoccupata, intimidita, mi ha detto ma ci sarà anche Frankie Ryder, però Carl ci tiene tanto che dormite a casa sua. Lui, come uno dei pochi signori, perché lui è uno dei signori più signori che abbia mai conosciuto nella mia vita, di un'educazione incredibile, di un'intelligenza superiore, lui mi ricevette lui stesso da soli e mi fece vedere, visitare questa casa che non finiva più, ogni stanza, proprio per farmi sentire a mio agio. Mi ricordo perfettamente che io avrò avuto, non so, 22 anni forse, una cosa del genere. Aveva in ogni ala della casa, aveva dei bagni e dei guardarobbi diversi per gli orari diversi della casa, e ogni angolo della casa aveva un posto incredibile dove lui disegnava, e un suo piccolo studio, così se aveva un'ispirazione poteva farlo in ogni angolo della casa. In questa casa, perché ovviamente io ero una ragazzina, c'erano questi vasi giganti di truffle chocolate, e io sinceramente ogni volta che passavo, l'unica cosa che pensavo, volevo mangiare un truffle chocolate, volevo mettermi in bocca un truffle chocolate. Allora è una stanza, due stanze, la decima stanza, dico: scusami Carl, ma te che sei così attento a quello che mangi, alla linea, ma come fai a stare in giro con tutti questi truffle chocolate? E lui mi disse: ogni tanto me ne metto uno in bocca e poi lo butto, solo per avere il sapore. E questa è a Biarritz, proprio al tramonto, vicino alla sua casa. Questo, infatti, siamo io e Carl al backstage di Chanel, ci divertivamo sempre molto insieme, tante risate, molto una persona speciale. Oh, allora, qui abbiamo Maria Carla, che è già tipo nel suo pieno del suo modeling transformation. Sono sempre stata una modella che ha voluto fare qualsiasi cosa, ho sempre pensato che io sono comunque un foglio bianco dove né qualsiasi artista avrebbe e dovrebbe usare a suo piacere. Quindi Riccardo era già arrivato da Givenchy, sono al Cannes Film Festival vestita Givenchy. Givenchy archivio, perché Riccardo non aveva ancora iniziato la sua propria collezione, ma volevamo andare lì, e i capelli li ho fatti per celebrare proprio lui e il suo arrivo nella Maison. Sarebbe voluto essere un capello lungo, bellissimo, sognavo di essere tipo Claudia Schiffer. Ovviamente nella mia vita queste cose non sono mai successe, e infatti una bella mattina mi sono svegliata e metà dei miei capelli erano rimasti sul cuscino, quindi ho optato per un bel taglio alla Pixie. E poi adesso, wow, qui è un'altra foto, infatti, con Riccardo, siamo qua. Io sembro un po' bip bip, e invece no, sono contentissima, cercavo soltanto di fare la cool. Qui sono io e il mio street style, che come potete vedere non ha alcun senso. No, è una foto invece che mi piace moltissimo, perché trovo che è uno street style che mi rappresenta moltissimo, perché ha un pantalone vecchio che probabilmente sarà stato di mio fratello, delle scarpe
di Givenchy, una fruit loop tagliata dopo una sfilata, perché questo sicuramente non è un trucco, e come borsa che è un po' nascosta e non la vedete, ho una busta di plastica. Qui è il mio primo Met Gala e mi ricordo perfettamente, perché non questo vestito, che era uno dei primi designer di Riccardo Tisci per la Maison Givenchy, è una della sua prima couture. È un pezzo unico dove sono integrati anche i guanti. E uno dice: chi se ne frega? Eh no, perché il problema è che io in questo arco di tempo di preparazione tra preparati, fai il trucco, capelli, manicure, prepara cosa, fai red carpet, siedi, io non sono mai potuta andare a mangiare in bagno, non ho potuto fare niente. Cioè, io ero lì con il guanto così, ferma, immobile. Mi ricordo perfettamente che a un certo punto chiesi proprio a lei, a Liv Taylor, di per favore accompagnarmi in bagno, perché avevo bisogno di qualcuno che mi tirasse sul vestito. Questa è una delle ultime forse sfilate che ho fatto per Couture Versace, una sfilata bellissima. Ah, io penso che ho aperto e ho chiuso una sfilata estremamente bella a Parigi. Ah, questa è una bellissima foto. Questa siamo io, Allegra Versace e Stella Tennant, una carissima amica che purtroppo adesso non c'è più, e abbiamo avuto tantissime avventure insieme. Proprio dopo questo show mi ricordo che siamo rientrate in camera proprio, scusate, e mi ricordo che Pat McGrath ci aveva messo delle ciglia finte. Io ho una foto che lei mi ha fatto dove sono distesa per terra nella suite dell'albergo e ho le ciglia finte come baffi alla Dalì. Scusate. Allora, adoro questo look, questo è uno dei miei look preferiti in assoluto. Sono andata a vedere la sfilata di Gucci a Roma, in questa location incredibile, ed era la prima volta che avevo i capelli neri dopo essere stata 8 mesi con i capelli rossi fuoco, ed è la prima volta che la mia stylist Ramona Tabita, adesso mia amica, mi vestì, e mi ricordo che siamo subito andate d'accordo, quindi ci siamo divertite molto a creare questo look insieme. Trovo che è esattamente quello che è il mix fra me e lei, e noi lavoriamo sempre di compromesso. Oh, adoro questa foto, è uno dei miei look preferiti. Io sono molto restia a fare delle cose pubbliche, dei tappeti rossi, e da quando lavoro insieme a Ramona sono diventata un pochino più sicura di me stessa. Abbiamo comunque un ottimo feeling. Questo è il 78 Venice Film Festival, siamo a Venezia, e devo essere sincera, un'esperienza incredibile. Io sono ambassador Cartier e ho portato anche la mia bambina a Venezia, e quindi è stato bellissimo perché abbiamo fatto tutta la preparazione come si deve fare, cercando di includerla. Visitando Venezia, lei ha potuto anche capire, perché comunque penso che per un bambino sia un po' un grande punto di domanda quello che è il mio lavoro, o spiegare il lavoro della modella. E Maria Lucas ha potuto vedere proprio che cosa faccio, quanta pazienza ci vuole, quanto impegno ci sia dietro a un semplice tappeto rosso, ed è stato molto bello averla vicino e avere comunque, non so, il bacio di buona fortuna mamma prima di salire sul tappeto rosso. Anche un filo stressante, perché insomma poi io tornavo alle 3 del mattino perché dovevo fare impegni e cose, alle 7 lei, mamma, la colazione, che bello, fammi vedere le foto, insomma.
solite storie di mamma. Grazie veramente per questa cosa, che questo bellissimo regalo e questo tuffo nei ricordi. Life in Lux di Maria Carla, ma Life in Lux di Maria Carla non sono finiti, perché io continuerò a fare la mia Life in Lux anche da casa come casalinga. No, veramente è stata una cosa estremamente emozionante. Grazie Vogue Italia, grazie, questa è la mia Life in Lux. Thank you.